Buongiorno a tutti ragazze e ragazze, io sono Angela ed eccomi ritornata in questo nuovo video dedicato al Grande Fratello VIP. Che cosa è successo ieri sera? Andrea Zelletta sembra aver avuto un vero crollo emotivo. I rumors sulla sua fidanzata Natalia Paragoni lo fanno letteralmente crollare, ma vediamo un attimino che cosa è accaduto. Crollo emotivo, ragazzi, per Andrea Zaletta, che sembra aver subito veramente un contraccolpo durante proprio la diretta di lunedì al Grande Fratello VIP. Lui, quando Dayan Mello ha sganciato la bomba del presunto tradimento della sua fidanzata, sembrava essere consapevole di ciò che era successo, ma a quanto pare non è così, perché ieri sera Andrea è scoppiato in lacrime e con grande amarezza dice: "Io divento pazzo". L'ex tronista di Uomini e Donne si trova in queste ultime ore a vivere uno stato di crisi veramente molto profonda. Ricordiamo un attimino che cosa aveva detto in confessionale Dayan Mello. Infatti, proprio nella puntata di lunedì abbiamo visto il confessionale di quest'ultima, che diceva che la ragazza di Andrea Zelletta, ossia Natalia, aveva passato una notte di passione a Capri quest'estate con una persona molto nota e ricca. In quel momento Andrea Zelletta è stato molto tranquillo, la sua relazione era serena, sostenendo anche di sapere tutto ciò che faceva la propria ragazza. Però in queste ultime ore sembra essere caduta la maschera di sicurezza del giovane Andrea, che ha rivelato di non essere mai stato al corrente di questi rumors che si erano diffusi proprio su Natalia. Andrea sapeva della vacanza della fidanzata e ha ammesso che non era stato nemmeno d'accordo su questo. La fiducia sembra però non essere venuta meno nei confronti della Paragoni, ma il ragazzo è entrato in crisi per l'impossibilità di scoprire che cosa si dice fuori dalla casa su questa situazione. Andrea, come abbiamo visto nelle immagini, è scoppiato veramente in una crisi di pianto, ammettendo di essere stanco e di non farcela più. Indubbiamente sapeva di tutto ciò che era successo a Capri, ma molto probabile non sapeva di questo tradimento, oppure sta nascondendo questo presunto, diciamo, mancamento di Natalia Paragoni nei suoi confronti? Ancora non si sa, sicuramente lo scopriremo nei prossimi giorni, perché Andrea sembra veramente confuso.